a tutti. Oggi facciamo tutorial di questa bruciatura con acido che è veramente molto facile e di grande effetto. Per iniziare vado a prendere la mia massa magica Slug e dopo di girare un po' nella ciotolina vado ad applicare direttamente sulla mia mano. Spalmo con l'aiuto di una spatola. Possiamo fare un'applicazione veloce senza preoccuparsi se è spalmata per bene. Poi con questa stessa spatola andiamo a fare dei piccoli buchi su questa massa. Adesso prendo una ciotolina di acqua e con le dita vado a sistemare i bordi del mio trucco perché non si veda lo stacco tra la slug e la mia pelle. A questo punto prendo il pigmento nero della Slug e con un pennello, anche questo è Slug, vado a pitturare dentro, a colorare dentro dei buchi. E se non avete il pigmento Slug, potete utilizzare qualsiasi altro colore a base di acqua. Questo deve essere l'effetto del vostro trucco per adesso. E poi vado a picchiettare il pigmento rosso della Slug con una spugnetta. Se non avete il pigmento rosso della Slug, potete utilizzare un altro acqua color. E vado a picchiettare questo pigmento un po' oltre il trucco, cioè anche un po' sul braccio, sulle dita. Adesso vado a prendere il sangue artistico della Slug e lo metto dentro i buchi che abbiamo fatto. Questo è il sangue. Poi con la bruciatura artistica Slug, che sarebbe un sangue più scuro, vado a spalmare tutta questa bruciatura sul nostro trucco. Sui buchi e anche sul trucco in generale. Questo dovrebbe essere l'effetto finale del vostro trucco. E per creare l'impressione di bruciatura con acido, dovete versare una bustina, mezza bustina di effervescente sopra il vostro trucco. Vedete che ci sono anche altri colori che non sono presenti nel trucco, ma che spuntano fuori quando mettiamo l'effervescente, come i verdi, il giallo. Quindi è molto divertente. E se volete potete spruzzare anche un pochettino di acqua, che l'effetto sarà ancora più grande. Spero che vi sia piaciuto il trucco. Iscrivetevi al canale per più video e che Dio vi benedica. Un bacione, ciao!